Non lo sapevei io. Allora, oggi caldo africano a veglio, sentite la cicala, siamo proprio nel cuore dell'estate. E insomma, caldo africano mi fa venire in mente di parlare di elefanti. Per quale motivo parlare di elefanti? Qualche tempo fa sono andato al bioparco e avevo fatto delle foto che poi ho messo su Facebook e qualcuno mi ha chiesto: ah, ma l'elefante come sta? Insomma, aveva attirato molta attenzione la foto dell'elefante, che sta sempre lì l'elefantessa. E così, tra i vari commenti, chiacchierando, poi dice: ma elefanti nel territorio ce ne sono stati? E come no? Certo che ci sono stati. Perché non li racconti? È stata una ricerca lunga, l'ho portata avanti, una ricerca insomma, sì, a tempo perso, ogni tanto catturavo qualche informazione, e devo dire che la gran parte delle informazioni, anzi non le riporto, non le ripeto, più interessanti che ho trovato me le ha fornite l'amico Joel Canestrelli sul suo canale YouTube Europa Antiqua, con due video molto affascinanti, uno sulla storia degli elefanti da guerra in seno agli eserciti ellenistici, a partire da quello di Alessandro Magno, ma arrivando fino a Giulio Cesare, e il secondo addirittura con un denario proprio di Cesare raffigurante questo elefante, e con una considerazione molto interessante anche sul nome di Cesare legato, il cognomen di Cesare legato proprio al nome di un elefante, come se fosse un animale totemico per la sua famiglia. Ma insomma, sono notizie molto belle che vi invito ad andare a vedere. Nel nostro territorio ci sono stati gli elefanti? Sì, ci sono stati. Prima che questo fosse l'agro-vegetano, prima che la Valle del Tevere assumesse la forma che ha adesso, prima dell'esplosione dei due complessi vulcanici, quello Sabatino a nord e insomma il vulcano laziale, i Colli Albani insomma a sud, questo territorio era un territorio ricco di questo tipo di animali. C'era un altro clima, c'era un altro mondo, era proprio tutto diverso. C'era l'uomo, ma non era l'Homo sapiens, era l'Homo heidelbergensis, che era una sorta di nostro predecessore, non proprio sapiens, insomma, però era capace, realizzava strumenti litici. E siamo appunto nel Paleolitico, però insomma ancora caratterizzato dalla presenza di grandi animali. Qui nel territorio c'erano elefanti, ma c'erano anche rinoceronti, ippopotami, iene, cavalli, cervi, daini, c'era un po' di tutto, cinghiali, quelli ci stanno sempre, e c'erano anche gli elefanti. E allora sono venuto qui alla Polledrara di Ceccanibbio, che è stranamente chiusa, alla Polledrara di Ceccanibbio, che è un posto, sembra di stare in un altro mondo. Per arrivarci ci vuole un po' di strada, bisogna perdersi su qualche stradina di campagna, partendo dalla via di Boccea, all'incrocio tra la via di Boccea e la via dell'Arrone, la strada che diciamo più o meno da Cesano, da Osterianova, porta verso il mare, verso Frigene. Insomma, è stato realizzato qui questo grande capannone, lo vedete, per proteggere un giacimento interessantissimo. Non c'è solo questo, c'è anche il museo di Casal de Pazzi a Rebibbia, sulla Tiburtina, dove è stata fatta un'operazione simile, cioè giacimenti rinvenuti pleistocenici con grandi materiali insomma paleontologici legati appunto a questi grandi animali, giacimenti su corsi d'acqua, su fiumi, su paleofiumi che solcavano il territorio e nel quale insomma gli animali un po' andavano ad abbeverarsi, un po' ci morivano, e quindi si formavano
un po' le loro ossa venivano portate a valle, ma che poi fornivano tutta una serie di approvvigionamento per gli uomini antichi, ma non solo per gli uomini, anche per gli animali, predatori antichi che trovavano queste grandi carcasse di animali e le mangiavano. L'uomo, a dispetto degli altri, degli altri predatori, in qualche maniera utilizzava gli strumenti in pietra per tagliare via la carne dalle ossa di questi grandi animali e portarsene dei bei pezzettoni a casa. Siamo quando? Siamo fra il 300 e i 200.000 anni fa, più o meno. E qui vedete appunto che c'è scritto Museo Paleontologico Polledrara di Ceganibbio. Ci sono dei riferimenti su questa che non sono più corretti, insomma sono un po' datati, però insomma il sito mi sembra abbastanza abbandonato, devo dire la verità. Poi ovviamente qui parliamo di preistoria, molto affascinante, ma insomma la storia va avanti e all'inizio del terzo secolo avanti Cristo, non c'è una connessione assolutamente, questi grandi animali qui si estinguono, succedono mille cose, e poi all'inizio del terzo secolo avanti Cristo succede una cosa molto particolare. Pirro, il re dell'Epiro, entra nelle guerre italiche, attratto, richiamato dalla città di Taranto in aiuto contro i romani, e quindi sbarca in Puglia con i suoi elefanti. I romani saranno la prima volta che li incontrano nella battaglia di Eraclea del 280 a.C. e ovviamente sono più che sorpresi, sono spaventati, sono disorientati da questi animali, non sanno neanche come chiamarli. Li chiamano buoi lucani, così ci racconta Tito Livio. Buoi lucani, perché non si aspettavano questo tipo di animale, non sapevano come classificarlo. Ma dopo un primo sgomento troveranno comunque il sistema di battere questo tipo di super cavalleria, di come sono stati definiti, di carri armati dell'antichità, e praticamente anche di catturarne degli esemplari, soprattutto. Adesso passa un camion che ci farà un polverone pazzesco. Ecco, lo lasciamo andare. E soprattutto dopo la battaglia di Benevento del 275 a.C. e probabilmente riporteranno a Roma alcuni di questi elefanti catturati. E questa scena, insomma, deve aver impressionato gli abitanti del nostro territorio all'epoca, tanto da venire immortalata su un piatto, il famoso piatto di Capena, di cui spesso ha parlato anche il direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Valentino Nizzo, è un'opera che si trova lì. Insomma, questo piatto di Capena, dove è raffigurata questa elefantessa con sopra una torretta con degli uomini armati, quindi in assetto da guerra, e che però insomma è seguita da un cucciolo di elefante, il suo figliuolo probabilmente, che la segue tenendo la coda con la proboscide. Insomma, queste scene diciamo molto quasi da documentario, ed è una eccezionale testimonianza, proprio quasi una foto di guerra dell'epoca. E questo piatto viene da Capena, cioè uno degli alleati di Veio. Ormai Veio già non esiste più, la Veio etrusca, e la Veio romana diciamo che continua la sua vita tranquillamente. Insomma, però in tutta la nostra, in tutto il nostro territorio, questa scena deve aver impressionato moltissimo. Da quel momento in poi, come dice il bravo Joal, che ha tirato fuori una serie di fonti che non vado a ricitare, insomma, gli elefanti entrano nel seno dell'esercito romano fino a Giulio Cesare, che probabilmente li usa in Britannia, addirittura forse per guadare il Tamigi, e poi verranno utilizzati anche da Claudio. Arrivo a Claudio perché Claudio è l'imperatore che divinizzerà Livia Drusilla, che era la nonna
ma Tiberio, che era il figlio, non l'ha voluta divinizzare alla sua morte nel 29 d.C. Claudio nel 42 la innalzerà a divinità. Perché parlo di Livia? Perché già ne abbiamo parlato, Livia è un personaggio molto importante per il nostro territorio, già solo per la scelta della villa di Livia, prima porta, in agro veglientano e tutto quello che le considerazioni che abbiamo già fatto. Beh, Claudio la divinizzerà e le processioni divine, cioè insomma religiose legate a Livia, costituivano, cioè erano costituite dal trasporto della statua di Livia su un carro tirato da elefanti. Quindi a Roma, dopo diciamo che i romani avevano capito che forse gli elefanti in guerra facevano più danni che altro, perché si imbizzarrivano, insomma erano pericolosi anche per le stesse truppe loro alleate, diciamo, e insomma cominciano a entrare nel mondo civile dei romani e anche insomma immaginiamo anche a Veio. Un altro riferimento che si fa spesso degli elefanti a Roma è di Adriano, che sposta il colosso di Nerone nella sua posizione vicino all'anfiteatro Flavio, che poi gli darà il nome di Colosseo, e sposta questa statua trasformata nella statua del Dio Sole attraverso l'uso anche di 24 elefanti. Quindi erano diventati da strumento militare erano diventati strumento civile e anche strumento, è brutto dirlo, ma insomma il mondo di Roma era quello, strumento anche di divertimento, perché probabilmente venivano utilizzati anche nei circhi, nei giochi. E c'è da Veio, questo riferimento bellissimo, molto tardo, da una villa che si trova proprio sul pianoro di Veio, però come in altri casi vi ho già detto era pieno di ville rustiche. Questa era una villa che si trovava in località Macchia Grande, la villa allora al nome di allora adesso non lo recupero, insomma vabbè, è una villa rustica realizzata nel primo secondo secolo d.C. ma con una forte fase di restauro, ingrandimento, abbellimento del IV secolo d.C. addirittura qualcuno ha ipotizzato dell'inizio del V secolo, quindi siamo in una fase in cui a Veio tutto viene abbandonato ma questa villa viene potenziata e arricchita e con dei mosaici straordinari, bellissimi. Questo mosaico in particolare, questa villa e quindi questo mosaico sono stati rinvenuti durante la immensa campagna di scavo dell'imperatrice del Brasile, Teresa Cristina del Brasile. Questa imperatrice del Brasile promosse questi scavi a Veio, condotti da Vespignani con l'aiuto del suo cognato Lanciani, e tirarono fuori un sacco di roba, diciamoci la verità. Poi questi materiali, in particolare questi mosaici bellissimi, rimasero all'imperatrice del Brasile e attraverso tutta una serie di questioni ereditarie tornarono in Europa e vennero venduti a vari musei. Addirittura l'ultimo pezzo, il più importante, quello di cui parliamo, è stato venduto al museo di Karlsruhe in Germania nel 1998, quindi recentissimamente, poco più di 20 anni fa. Insomma, è un mosaico bellissimo. Allora, queste immagini io non riesco a farvele vedere qui su YouTube, però se venite sul mio profilo Facebook le metto, così magari possono alimentare la discussione. Allora, che cosa si vede? Si vede un'imbarcazione con degli uomini a bordo, sono mosaici policromi bellissimi. Questa imbarcazione con questi uomini a bordo e altri uomini sia da bordo che da terra stanno cercando di spingere un elefante africano, si vede perché ha delle grandi orecchie, un po' imbizzarrito, un po' preoccupato, lungo un molo per portarlo su questa imbarcazione. Quindi è sicuramente una scena di commercio di questo elefante. Questo elefante è stato acquistato probabilmente in Africa e veniva caricato su questa imbarcazione per essere portato, diciamo, più o meno a Roma.
E evidentemente questo proprietario di questa grande villa era impegnato in questo genere di commercio. Poi che ci facessero con questo elefante non lo possiamo sapere, se venisse utilizzato nei lavori pesanti, appunto, oppure in questioni di ludiche, insomma, di divertimento. Però, insomma, questa è un'immagine che, con un salto temporale molto lungo, di più di 1000 anni, ritroviamo quasi quasi para para nella storia di Annone, l'elefante Annone, un elefante che venne regalato dal re del Portogallo a Papa Leone X per la sua incoronazione. Siamo nel 1514. Questo elefante Annone era molto particolare perché era un elefante albino e probabilmente proveniva dall'isola di Ceylon. Dice: ma perché ci parli di questo elefante? Perché per me lo Stato del Vaticano si trova in Agrovegliano, si trova a nord del fiume, e questo abitante strano di Veglio, questo elefante che ha abitato a Veglio, merita di essere, diciamo, nei nostri racconti. E insomma, questo elefante praticamente arrivò a Roma in pompa magna, era giovane, aveva 4 anni e tutti lo ricordano come giocherellone. Era addestrato, aveva un addestratore indiano che viveva insieme a lui, e praticamente quando arrivò al cospetto del pontefice fece tutto un gioco, si inchinò 3 volte, gli strofinò la proboscide sulle scarpe, sulle pantofole del Papa, poi da un secchio prese dell'acqua con la proboscide e la spruzzò sulla folla e pure sui cardinali. Probabilmente era un gioco concordato. Ma insomma, questo elefante era proprio amato dalla popolazione, tanto che il Papa lo faceva uscire spesso. Aveva un suo edificio dove era alloggiato dentro al Vaticano e lo faceva uscire spesso per le vie della città. E addirittura aveva 2 guardiani d'eccezione. Uno era Raffaello Sanzio e l'altro era Pietro Aretino, che tra le varie mansioni che avevano nel Vaticano avevano anche quello di controllare lo stato di salute di Annone, che aveva questo nome proprio legato ai cartaginesi e agli elefanti di Annibale. Infatti è il nome di uno dei generali di Annibale che scesero durante le guerre puniche con gli elefanti dalle Alpi. Insomma, corsi e ricorsi storici e riferimenti storici dotti a parte, Annone fece tutta una serie di cose simpatiche a Roma. Una volta doveva accompagnare, insomma, facendolo sedere sulla groppa, un poeta che doveva essere incoronato poeta, ma probabilmente si disse poi dopo che questo era troppo pieno di sé. Annone lo capì, lo scaraventò a terra e ritornò nella sua cuccia, diciamo, nella sua casetta. Ecco, questo elefante però probabilmente si trovò male a Roma per via del clima e morì solo 2 anni più tardi. Quindi, insomma, non fu proprio un'esperienza dal punto di vista, diciamo, come posso dire, la coscienza animalista non fu proprio un'esperienza positiva. Però c'è da dire che comunque è un chiaro riferimento storico, e tanti elefanti vennero in quel periodo immortalati a Roma, cioè venne immortalato Annone su tanti edifici, tanti palazzi, le porte. Addirittura a Bomarzo, nel Parco dei Mostri, c'è una testa di elefante enorme e sembra che sia il ritratto di Annone. Molti volevano vederlo, molti che non l'avevano potuto vedere si facevano fare degli ritratti, degli schizzi, perché era diventata una grande curiosità. Allora, gli elefanti a Veglio hanno questo tipo di riferimento, ma c'è anche un riferimento simpatico, non legato all'elefante, ma a chi aveva portato gli elefanti a Veglio, cioè questi portoghesi, per cui si dice a Roma: fare il portoghese quando uno non vuole pagare. E praticamente il Papa era talmente soddisfatto del regalo ricevuto che aveva dato carta libera ai portoghesi che avevano portato questo elefante di girare per Roma, di assistere a spettacoli, andare nelle osterie gratis, dicendo solo di essere portoghesi. E i romani non se lo sono fatto di 2 volte. Con accenti portoghesi improvvisati entravano tutti e bevevano gratis a spese del Papa, che quando si è reso conto che, questa è la leggenda, che i prezzi e i costi di questo piccolo manipolo di portoghesi in realtà bastavano per sfamare un esercito, si rese conto di essere stato truffato
Insomma, vabbè, la sagacia popolare dei romani, immaginatevi questi che parlavano finto portoghese, Matte? Allora, elefanti a Veio ci sono stati, sì, autoctoni sì, e poi importati, un po' durante le guerre ellenistiche, usati poi dai romani, grande impressione sia in guerra ma anche e soprattutto nella vita civile e abbiamo visto anche religiosa, e poi come grande motivo di sorpresa nel 500 questo povero annone che per 2 anni è stato la superstar di Roma. Veglientani sumus, ciao!